A pensarci bene, la vita è un mercato, cioè un groviglio, una calca polifonica, uno scambio non solo di merci e di oggetti, ma anche di discorsi, di parole, di pensieri, di occhi, di orecchie. Ecco, non c'è luogo migliore del mercato per iniziare a raccontare la vita di Giovanni Boccaccio, il fondatore della narrativa italiana. Boccaccio, fine letterato, maestro di stile medievale. E Boccaccio del popolo, graffiante, azzardato, così straconosciuto da trasformarsi in aggettivo che di letterario non ha niente. Boccaccesco, piccante, sboccato, una boccaccia. Sarà un caso? Il nostro viaggio, la ricerca di Boccaccio, inizierà dalla domanda più semplice. Ma insomma, Giovanni Boccaccio, chi è? Giovanni Boccaccio nasce a Certaldo nel 1313, quando Francesco Petrarca ha 9 anni e Dante Alighieri 48. Da 4 anni la nuova sede del papato è Avignone. Nel 1327 si trasferisce a Napoli con il padre, socio della Compagnia dei Bardi, e svolge il suo apprendistato in campo economico e mercantile. Studia all'università col poeta Cino da Pistoia, frequenta la corte angioina e compone le principali opere giovanili: Teseida, Filocolo, Filostrato e La caccia di Diana. 1334, è eletto Papa Benedetto XII. 1340, il padre richiama Boccaccio a Firenze, dopo un brusco tracollo economico. Compone l'Elegia di Madonna Fiammetta, L'amorosa visione e Il ninfale fiesolano. Nel 1341, Francesco Petrarca è incoronato poeta in Campidoglio, a Roma. Nel 1348, anche a Firenze scoppia la peste. Probabilmente negli stessi anni Boccaccio inizia a scrivere il Decameron. Nel 1350 incontra Petrarca per la prima volta. È l'inizio di un'amicizia e di un rapporto intellettuale che durerà tutta la vita. Svolge incarichi pubblici. Dal 1361 torna a vivere a Certaldo, ma accetta incarichi a Firenze. Scrive Il Corbaccio. Lavora all'Opera Latina Genealogiae Deorum Gentilium. Nel 1373 tiene un commento pubblico della Commedia di Dante presso la chiesa di Santo Stefano a Badia. La lettura si interrompe al canto 17° dell'Inferno per l'aggravarsi delle sue condizioni di salute. 1375. Scoppia la guerra degli 8 santi tra Firenze e le truppe della chiesa di Papa Gregorio XI. Il 21 dicembre, Giovanni Boccaccio muore nella sua casa di Certaldo. Sulla sua tomba, la scritta in latino: Natio di Certaldo, la sua passione fu la nobile poesia.